Spettatori da record nel campionato di eccellenza per il derby d'Abruzzo tra Teramo e Giulianova, che torna dopo 15 anni. Stadio Bonolis, che sarà teatro per la prima volta della sfida più sentita. Ultimo incontro, infatti, tra le due formazioni il 24 febbraio del 2008, 0-0 al vecchio comunale, un mese dopo l'inaugurazione dell'impianto di Piano Daccio. Penso che sia il derby più importante d'Abruzzo, io adesso da calciatore ne ho fatti tanti, però Teramo-Giulianova dai, è il derby più sentito in Abruzzo. Secondo me è il derby della doppia generazione, il derby dei 25enni che hanno vissuto questo derby non personalmente ma con racconti dei genitori, dei nonni e dei over 40 che giustamente 15 anni che non riassaporano questa partita, questa emozione, perché dai, si respirano emozioni importanti. Io personalmente la respiro sinceramente da quando il Giulianova l'anno scorso i playoff di eccellenza non li ha vinti, e mi sono arrivati tanti messaggi dei tifosi del Teramo perché ci tengono tanto a questa partita. E noi personalmente, non io come allenatore, ma noi come squadra abbiamo preparato, spero aver preparato la partita al meglio dal punto di vista mentale, speriamo domani di regalare una gioia ai nostri tifosi. Una porzione della tribuna laterale sarà riservata alla tifoseria giallorossa. Esauriti i tagliandi nominativi per la curva ospite, i supporters del Giulianova hanno infatti acquistato diversi biglietti non nominativi proprio nel settore teoricamente destinato ai teramani. A sfidarsi le due formazioni che si contenderanno il salto di categoria, con due punti in classifica in più per i biancorossi, al primo posto solitario dopo il turno infrasettimanale. Io in squadra ho il 60-70% di teramani, tifosi del Teramo, quindi dal punto di vista mentale quello che vi ho detto mercoledì è stata facilissima prepararla, perché è impossibile vedere domani una partita, una squadra scarica mentalmente. Penso che l'atteggiamento sarà positivo, è normale, abbiamo pensato a preparare il punto di vista tattico perché al di là del derby, ma di fronte abbiamo un Giulianova forte, una squadra organizzata, una squadra che sta facendo bene al di là del pareggio di mercoledì. E quindi noi dobbiamo pensare al nostro cammino, speriamo di portare a casa un risultato positivo. Al di là della classifica, però l'importante domani è continuare con il nostro percorso positivo. Arrivate due punti dietro, può esserci un contraccolpo psicologico secondo lei? Poi ci saranno queste due squalifiche, oltre a qualche altra assenza magari? Io penso che sia un aspetto psicologico importante invece, è una reazione di qualcosa che mi sembra che ci è stato tolto, e quindi questo aspetto qua io l'ho visto a fine partita, stando dentro lo spogliatoio, la rabbia dei ragazzi che mi sembra che ci è stato tolto qualcosa, quindi non sono preoccupato per domenica, per la partita, per la reazione o gli aspetti psicologici, forse è il contrario, dobbiamo avere una reazione di rabbia perché qua qualcosa ci è stato tolto. 15 anni che questo derby manca, che sensazione c'è nell'avvicinarsi a una partita che rappresenta un po' la storia del calcio abruzzese? È una bella realtà che viene rivissuta, sono contento per questo, ma sono contento per la nostra tifoseria che rivive questo derby. È sicuramente un evento importante e bello. Noi stiamo dentro a questa partita come sembra, ma vi dico che non c'è neanche tanto da prepararla, perché secondo me questa partita psicologicamente si prepara da solo.